Ciao a tutti, sono Valerio Di Polito, referente di Libera, e volevo dirvi un paio di cose con riferimento a questo periodo, ma soprattutto alle prossime importanti scadenze che purtroppo non potremo celebrare. E a cominciare dal 25 aprile. Quest'anno, per la prima volta, saremo tutti a casa. Saremo tutti a casa in una giornata molto importante per la storia del nostro paese. Il 25 aprile rappresenta la festa della liberazione dal nazifascismo ed è una festa che dovrebbero sentirla tutti. Dovrebbero sentirla tutti perché da quella data la libertà di organizzarsi, di parola, la democrazia, ha arricchito tutti, in tutti i sensi. È una festa che quest'anno si celebrerà in maniera un po' particolare. Per Possiamo via del essere assenti, dobbiamo insistere e ricordare che la cultura antifascista, la storia della nostra Costituzione alle radici è la fonte principale nel passaggio, nella guerra di liberazione e nel passaggio dal fascismo alla democrazia. E allora quest'anno è ancora più importante proprio perché siamo costretti a viverla in questo modo, chiusi in casa per via di questo coronavirus, diventerà ancora più acuto il tema della tenuta della nostra democrazia, del contrasto alle forze mafiose e reazionarie che troveranno terreno fertile per le condizioni che si stanno preparando per il nostro paese, soprattutto dopo questo passaggio, per così dire, di tipo sanitario. Successivamente avremo una situazione economica molto, ma molto più difficile e complicata rispetto a quella che abbiamo lasciato quando siamo entrati in questo tunnel. Oggi ci sono due dichiarazioni di due importantissimi magistrati, una Cafiero De Raho, che è procuratore nazionale antimafia, che ci dice che stiamo consegnando la nostra economia alla camorra. L'altra è di Gratteri, che ci solleva un problema e ci pone un problema delicatissimo. Le mafie, come è noto, possiedono un grande patrimonio di liquidità da sempre. E siccome noi entreremo subito dopo la crisi sanitaria, ci siamo già naturalmente, ma i problemi si evidenzieranno nel momento in cui queste restrizioni alla mobilità saranno allentate, si spera, nel più breve tempo possibile, per l'allentamento della morsa della diffusione del virus, le mafie, possedendo tanto denaro liquido, avranno di che lavorare per prestare soldi a famiglie e imprese grandi e piccole in difficoltà. E allora l'usura diventerà un problema serissimo subito dopo l'uscita da questo tunnel. Hanno tanti soldi e per questa ragione loro avranno terreno molto fertile, così come hanno terreno molto fertile in questo periodo nel quale l'assegnazione dei lavori da parte delle istituzioni pubbliche deve seguire tempi obbligati dalla diffusione della pandemia. E dunque, molto probabilmente la sorveglianza sulle imprese a cui vengono dati i lavori, si sta abbassando perché abbiamo un problema. Dunque, ricordiamo i principi, i valori su cui è stata costruita la nostra Costituzione, la nostra libertà e la democrazia, perché quando saremo usciti da questa pandemia, appena cominceremo a uscire da questa pandemia, questi problemi saranno molto, ma molto più complessi e più difficili e noi dobbiamo esserci. Grazie.